In questo video vediamo come aggiungere i sensori al tuo account XFarm e consultare i dati raccolti. Con la funzione sensori puoi visualizzare le informazioni raccolte dai dispositivi XFarm per conoscere sempre lo stato delle tue colture e prendere decisioni migliori. Apri il menu e clicca sensori. Se non hai mai aggiunto un sensore, la tua pagina apparirà vuota. Se hai il dispositivo a portata di mano, apri il menu e seleziona la funzione scansiona. Scansiona il QR code presente sul sensore per aggiungere automaticamente le sue informazioni. Se invece non hai il dispositivo a portata di mano, ma hai il suo codice, apri Sensori, clicca sul più in basso a destra e seleziona Nuovo sensore. Localizzalo sulla mappa dove verrà installato, assegnagli un nome e il suo codice di riferimento. Inserisci quindi il tipo e seleziona Crea sensore. Nella pagina iniziale del modulo è presente la mappa della tua azienda agricola. Seleziona il parametro di tuo interesse per vedere dove sono i sensori che lo stanno misurando e qual è l'ultima misurazione effettuata. Scendendo nella pagina hai l'elenco di tutti i dispositivi aggiunti, con l'ultima misurazione dei principali parametri registrati da ognuno. Per vedere tutti i dati di un sensore, clicca su Dettaglio. Per visualizzare lo storico delle rilevazioni, ti basterà selezionare il periodo. Se hai attivato le funzioni di irrigazione o difesa, puoi usare i dati dei tuoi sensori per ricevere consigli sul momento migliore per effettuare i trattamenti o per irrigare. Questo ti aiuterà a risparmiare risorse, prevenire gravi infestazioni e avere un minore impatto sull'ambiente. Per esportare i dati dei sensori, apri il menu e seleziona la funzione Esporta documenti. Clicca su Dati del sensore, seleziona il dispositivo, l'arco temporale interessato ed esporta i dati in formato Excel. Oltre all'app, puoi visualizzare e aggiungere i sensori anche dalla versione web. Questa procedura è ideale per chi preferisce utilizzare il proprio computer. I passaggi sono uguali: entra in sensori, seleziona il nuovo dispositivo e compila le sue informazioni. Grazie per aver seguito questo video tutorial e buon lavoro!